progetto 2020 Together è un progetto importante, lo ereditiamo dalla provincia di Torino. È un progetto che permetterà un risparmio energetico, quindi un progetto che con i suoi 2,9 milioni di investimento potrà dare benefici all'intera città metropolitana e a tutti gli enti che ne fanno parte, che aderiranno. In questo caso la città metropolitana ha svolto un ruolo importante, quello di coordinamento, ma anche di stazione appaltante come provincia, e quindi con orgoglio possiamo dire che questo progetto è finalmente partito. Tutto nasce dalla sensibilizzazione del patto dei sindaci, che poi ha fatto seguito il piano messo in piedi e votato in consiglio comunale per andare a ridurre quelli che sono i consumi energetici, la produzione di CO2, quello che sono le energie fossili, e tutto quanto ha portato a questa sensibilità che ci ha spinto ad aderire a questo progetto Together 2020, che l'abbiamo ritenuto una grande opportunità, tant'è che poi si è dimostrata tale, vincendo poi nel partenariato pubblico-privato, vincendo questa azienda che ci propone di mettere in adeguamento 5 edifici, di cui 4 scuole e una palestra, di cui viene efficientato in modo consistente nel risparmio energetico, che quindi anche nel risparmio di spesa. Ma non è tanto il concetto del risparmio di spesa che sia importante, ma proprio l'obiettivo di raggiungere questa finalità che ci si pone col patto dei sindaci. Noi auspicavamo che ci fossero parecchi interventi proposti soprattutto sugli involucri, perché riteniamo che agendo sull'involucro si possa realizzare il maggior efficientamento energetico possibile e ridurre quello che è il fabbisogno di vettori energetici. Riteniamo anche che l'investimento solo sugli impianti sia un investimento con più rapidi tempi di obsolescenza degli impianti stessi. La comunicazione nei confronti dei cittadini in un progetto importante come quello del Together 2020 è essenziale. Intanto perché si trasmettono ai cittadini quelle che sono le informazioni e le nozioni rispetto a un intervento così consistente come ha avuto il Comune di Volvera su 5 plessi scolastici. Ma inoltre si comunicano ai cittadini quelle che sono delle buone pratiche che tutte le famiglie anche possono attuare, tutte le aziende possono attuare nell'ambito dell'efficientamento energetico. Quindi ritengo che un'azione di comunicazione integrata, città metropolitane, comuni, amministrazioni, possa davvero essere efficace per trasmettere ai cittadini queste importante cultura. Ma il comune di Bruino è abituato a lavorare in rete, a collaborare con altri comuni, perché siamo un comune medio-piccolo e quindi ci serve collaborare con realtà più grandi e più strutturate. Poi credo che la collaborazione sia un valore. In questo campo questa esperienza è stata assolutamente positiva, proprio perché ci ha permesso di valorizzare esperienze più grandi, quali quelle della provincia e della città metropolitana, e di aderire a un progetto molto importante che ha prodotto degli effetti significativi sul nostro territorio, perché interessa tre scuole, una palestra, il palazzo comunale, con il rinnovamento delle caldaie, un efficientamento energetico molto importante. Il Comune di None, grazie a questo importante contratto quadro tra Città Metropolitana e Bosch Service, che ci vede coinvolti con altri 4 comuni che sono Bruino, Orbassano, Piossasco e Volvera, ha potuto ottenere un importante risparmio in primis per i progetti e successivamente per ottenere migliori condizioni contrattuali. Nel secondo caso, nel nostro caso, il Comune di None è riuscito nell'intento di ammodernare la centrale termica della Scuola dell'Infanzia Rubiano, con un investimento di 43.000 euro offerto da Bosch e sottoscrivendo il contratto con la Energy Service Companies ESCO. Beneficerà di un risparmio economico del 29,5% per anno rispetto a quanto si paga attualmente.
grazie a 2020 abbiamo potuto fare importanti investimenti su 3 dei nostri edifici scolastici per un importo superiore ai 460.000 euro, e sono somme di cui noi non avremmo potuto disporre senza invece la possibilità di utilizzare un finanziamento privato che si verrà ripagato tramite la ESCO grazie al risparmio energetico, un risparmio immediato, anche se piccolo inizialmente, ma più grande successivamente per il Comune. L'importanza della città metropolitana come stazione appaltante su questo per noi ha avuto un grosso ruolo, perché per i nostri uffici seguire un appalto di questo tipo avrebbe voluto dire impegni e risorse umane che sovente non abbiamo. I vantaggi che possono essere tratti dalla pubblica amministrazione in questo caso sono molteplici, ma fondamentalmente parliamo di una riduzione delle emissioni inquinanti, nella riduzione della bolletta termica, nel trasferimento del rischio tecnico e finanziario sulla ESCO stesso, e non da ultimo la possibilità di un ammodernamento della parte impiantistica del proprio patrimonio. E infine, per quanto riguarda gli scenari che si possono creare su tale tematica, gli scenari sono sicuramente di grosso sviluppo e di grossa possibilità per il mercato, mercato dell'ESCO, sia a livello nazionale che a livello locale, per le sinergie che si possono creare con i territori dove vengono sviluppati tali tipologie di contratti.